21esima edizione di Rocca di Luna, un borgo che per due giorni diventa un borgo magico, davvero incantato, un borgo che è uno tra i più belli d'Italia. Certamente sì, uno dei borghi più belli d'Italia. Ieri sera abbiamo inaugurato col taglio del nastro la 21esima edizione di Rocca di Luna, abbiamo percorso le stradine del borgo e devo dire che abbiamo fatto un taglio doppio, anche insolito, uno tradizionale con le forbici e in più c'è stato un artigiano dell'Alto Tesina che ha fatto tagliare il nastro a me con una motosega. È stata una cosa molto insolita ed emozionante. Poi abbiamo visto insieme a tanta gente i punti panoramici particolari di questo borgo dove erano dislocati i vari eventi. Avevamo il Teatro dei Burattini con una bellissima favola, avevamo i Beatles nel piazzale 2 giugno dove ci si poteva anche ristorare con le delizie della pasticceria Garden, e all'interno della Rocca avevamo un concerto dedicato a Niccolò Paganini. Sulla terrazza della Rocca si sono potuti osservare gli astri, in particolare Venere e Giove, ieri sera erano molto ben visibili, e poi siamo scesi attraverso la Via degli Innamorati in quanto abbiamo allestito una stradina con una fisarmonica e due panchine riservate a chi voleva vivere qualche momento, diciamo, intimo, romantico in questo borgo incantato, dove sulla parete della Rocca brillavano tante stelle luminose, ecco appunto perché le stelle si accendono ad una, oltre alle nostre star c'erano anche delle stelle sulla parete della Rocca, e abbiamo chiuso la prima serata con questo bellissimo spettacolo che ci ha offerto la compagnia Alma Gitana con Lara Andrés, che è veramente l'espressione migliore del flamenco. Uno spettacolo che tu proprio hai dedicato alla Luna, a Montefiore Conca? Esattamente. Ho cercato di trovare un nome consono a questa meravigliosa edizione di Montefiore Conca. Lunares è stato lo spettacolo, Las Estrellas danzan alla Luna, ho detto tutto. Era un palco pieno di stelle che danzavano a Montefiore. E per me è sempre un onore essere qui ospite. Abbiamo cercato di dare il nostro meglio veramente con 40 gradi, ma abbiamo cercato di dare il massimo perché se lo meritano tanto. Con Michele Fenati abbiamo raggiunto un'espressione di altissimo livello di Rocca di Luna, è stato il nostro direttore artistico l'anno precedente e l'abbiamo rigorosamente voluto e riconfermato a pieni voti, e quest'anno propone appunto questo concerto dedicato a Mina Battisti e De André. Ho voluto fare un piccolo percorso che è partito l'anno scorso con la mia direzione nel 2014, abbiamo fatto il tributo a Lucio Dalla. E quest'anno faremo altri tre grandissimi artisti della canzone italiana, Mina Battisti De André, sarò con Valentina Cortesi e Cristina Montanari, quindi saremo un trio sul palco, ognuno farà le proprie canzoni e aspetteremo, come dire, lanceremo con le note di questi tre grandi artisti il piro musicale che ci sarà subito dopo. Rocca di Luna è una manifestazione bellissima, è un'esperienza unica ed emozionante ed è un onore essere il direttore artistico anche quest'anno. Ieri sera abbiamo fatto dei concerti bellissimi, dalla classica alla moderna, dal teatro al ballo. La gente era contentissima e soprattutto c'era tantissima affluenza, e questa è stata la soddisfazione più grande. Il borgo di Montefiore Conca ha perlomeno 5-6 teatri naturali, e in teatro bisogna fare dell'arte, la musica, la cultura, il teatro, i burattini, anche per i bambini naturalmente, ma quel che conta è portare avanti la nostra cultura, la cultura dell'arte, della musica, perché la storia insegna che la cultura e l'arte ha salvato il mondo, e io ci credo. Credo che tutta la gente che è venuta ieri sera, quella che sta entrando veramente tantissima anche questa sera, è, come dire, il simbolo di quello che stiamo cercando di divertirci, di suonare, di cantare, di ascoltare della gente brava, che ce n'è tantissima nella nostra zona. Motocicletta, tieni a capire, tutta cromata.
quest'anno poi Montefiore Conca ha anche un bellissimo mercatino medievale. Esatto, nelle stradine del borgo c'è un mercatino medievale con, diciamo, si rivisitano un po' gli antichi mestieri, per cui chi vuole rivivere un po' esperienze del passato, lavori in cuoio, ricamo, si può inoltrare in questo mondo del passato. Siamo orgogliosi di questo, iniziative private che, diciamo, stimolate anche con la nostra collaborazione, hanno ripreso a dare a questo borgo la giusta immagine che ha, uno dei borghi più belli d'Italia. Deve rimanere pur uno scrigno, un borgo, però deve avere comunque tutto. E a seguire ci sarà uno spettacolo piromusicale che non è mai stato fatto a Montefiore Conca, e per questo dobbiamo dire veramente un grazie grandissimo ad Ivan Fonti, perché senza la sua generosità e senza la sua professionalità non sarebbe stato possibile. Questa sera faremo un piromusicale. Spiego cos'è che è per i neofiti il piromusicale: uno spettacolo che i fuochi danzano con la musica, per cui a qualunque battito, violino, viola, violoncello, ci sarà un fuoco abbinato, per cui una cosa molto molto particolare da vedere. È una rocca, è una cosa difficile, ma il nostro bello, ne facciamo parecchie di rocche, è la sfida, perché le rocche sono difficili ma sono talmente belle, perché hanno uno scenario naturale che, mentre in Notte Rosa abbiamo il mare, qui abbiamo una rocca vera e propria, per cui è molto molto emozionante. Già ora, dentro de poco, vamos a incendiare este sitio tan precioso. Fuegos a Montefiore! Signore e signori, grazie a tutti della vostra presenza.